quarantena. Tocca ancora una fa la spesa. Amo cori, tocca una fa la spesa. Ciao memogliani, bentornati o benvenuti nel mio regno, o meglio, nella mia cucina. Come vedete oggi ho capelli sfatti, senza trucco, sopracciglia da fare perché l'estetista giustamente è chiusa e chi se ne frega, raga, in pigiama, in casa, tranquilla, e oggi sarà un video un po' diverso. Non avrei mai pensato nella storia del mio canale di registrare un video del genere, ma lo faremo per dirvi la mia su come, secondo me, bisognerebbe affrontare questo periodo di quarantena in cui si trova praticamente tutta la nostra penisola italica. Siamo partiti, come ben sapete, dalla Lombardia, soltanto la Lombardia era in zona rossa, poi via dicendo, insomma, tutta l'Italia. Io sono in piena zona rossa e lo sono da sempre, e quindi da quando è cominciato sto boom, insomma, siamo chiusi in casa. Ora, il punto di questo video è come fare spesa. Prima di questo problema, appunto, del coronavirus, che tutti quanti credo siamo ben informati tramite i media e quant'altro, io la mia routine era questa, che vi vado a far vedere. Io ho sempre avuto una lavagnetta di queste, presa forse coi punti al supermercato, ma hanno regalato quei gocci. Ah no, avevo comprato tipo una cosa come 500.000 pacchi di gocciole. Che mi piacciono le gocciole? No, notare anche le mani che mi devo rifare, vabbè, dettagli. Mi hanno regalato questa lavagnetta fantastica e gli avevo comprato i pennarelli, quelli per poterci scrivere sopra. Ora, forse voi la vedete al contrario, ma io qui c'ho scritto spesa, due punti, e qui sotto ci vado ad elencare tutte le cose che ho terminato o che sto praticamente per terminare. Ad esempio, la carta forno, questa è la lista attuale, eh? La carta forno l'ho completamente finita, quindi l'ho segnata. Le uova ne ho soltanto due nel frigorifero, quindi le ho segnate. Il burro ne ho soltanto 50 grammi, quindi l'ho segnato. Ok? Questa è la lista attuale ad oggi. Oggi che siamo appunto in piena quarantena, come mai io ho soltanto tre cose segnate sulla mia lista? Forse perché sono andata a prendere d'assalto il supermercato più vicino a casa mia? Assolutamente no. Io ho sempre fatto, da quando insomma vivo da sola, e attualmente vivo con mio marito e mio figlio, per chi non lo sapesse, quindi siamo in tre più il cane, perché il bassotto va contato, doc, ovviamente. Io ho sempre fatto la spesa grande, quindi quella che deve durare per tutto il mese, una volta al mese per l'appunto. Poi una volta alla settimana andavo a prendere quelle piccole cosine, quindi tre o quattro cose che magari avevo terminato o che stavo per terminare, come ad esempio può essere il latte fresco, faccio per dire, o magari le uova, insomma, quelle che sono quegli alimenti o quelle cose di casa, quali prodotti, insomma, per pulire la casa, le salviettine, il sapone per le mani, per l'igiene intima e quant'altro. Questo l'ho sempre fatto una volta al mese, e poi una volta alla settimana rimboccavo quelle che erano le cose che stavano per terminare o che erano terminate. Ad oggi che sono in piena quarantena, ma i supermercati, ragazzi, continuano a rimanere aperti, le farmacie continuano a rimanere aperte, le parafarmacie, quindi tutti, diciamo, quelli che sono i servizi fondamentali per la sopravvivenza umana restano aperti. Ergo, non ho nessuna necessità di cambiare questa metodica. Chiaro che faccio comunque una spesa grande per tutto il mese, calcolando che io comunque, per chi mi segue anche su Facebook, io ho la pagina In Cucina con Noemi, quindi a me piace molto cucinare anche pasta fatta in casa, dolci, ciambelloni e quant'altro. Chiaro, non a tutti piace, ma in questo periodo io vi consiglio, vista anche la noia dovuta dal fatto che dobbiamo star chiusi dentro casa, ragazzi, non è che possiamo andare in giro. Magari non sapete cucinare, ragazzi, sta in Cucina con Benedetta su YouTube, vi guardate in video, ci vuole niente, anche perché fa ricette ad esempio super facili, semplicissime, quindi potreste ingannare il tempo anche facendo qualcosa in casa. Ma torniamo al punto: se prima facevo la spesa una volta al mese e rimboccavo una volta alla settimana, attualmente faccio la spesa una volta al mese e rimbocco soltanto una volta ogni 15 giorni. Ergo, esco due volte per fare la spesa nell'arco di un mese. Non c'è bisogno di andare ad assalire i supermercati, perché io l'altro giorno purtroppo non sono andata io a fare la spesa, perché esce soltanto una persona per nucleo familiare, almeno noi nella nostra famiglia,
abbiamo deciso di fare così ed è uscito mio marito, stavo per dire nostro marito, ma nostro di chi, vabbè, è uscito mio marito a fare spesa, gli avevo lasciato la lista, si è fatto la foto e ha usato la lista, insomma non è questa chiaramente, era molto più lunga. Perché? Perché avevo terminato insomma quasi tutto, no? Beh, non c'erano le patate, non c'era la pasta, non c'era la farina, non c'era lo zucchero, non c'era niente. In tre supermercati ho dovuto andare nella mia zona per far sì che mi portassi a casa tutto il necessario che mi serviva dalla mia lista della spesa. Non c'è bisogno di comprare 50 pacchi di farina, non ci sei solo tu, ci siamo anche noi. C'è il tuo vicino di casa, c'è tuo zio, c'è tuo nonno, c'è tua madre. Non è giusto assalire così i supermercati. Ho visto gente mettere nel carrello. Vi dicevo, non l'ho potuto registrare perché ci è andato mio marito, perché sennò quella era da registrare. Mi dispiace, la prossima volta che vado andrò io e registrerò perché è assurdo, ridicolo. Anzi, mi auguro che la prossima volta non succeda e non debba appunto registrarvelo, perché sinceramente lo trovo ridicolo. Dicevo, c'era questa signora che ha messo nel carrello tutte le confezioni di latte, se non sbaglio, Mellin, quello in polvere per i bambini piccoli. C'era una signora dietro che gli ha detto giustamente: ma te lo stai prendendo tutto tu, ma c'è sta solo tuo figlio, c'è anche il mio, lasciamene una confezione. Hanno litigato perché questa signora si era presa 8, ben 8 confezioni da 1 chilo in polvere di latte. Cioè, è ridicolo. Cosa ci deve fare? Gli deve durare fino a quando farà 12 anni? Andiamo alla maturità bevendo il latte in polvere? Segno, e date una regolata, non ci stai solo te, no? Ecco, perché ho fatto questo video? Proprio per questa motivazione, perché è ridicolo che la gente sia ancora, malgrado questo periodo storico che nessuna di noi, almeno della mia generazione, della generazione di mio marito, hanno vissuto. Nessuno di noi ha mai vissuto una roba del genere, un'epidemia, una pandemia, una roba di questa portata, un virus che ci uccide, che per di più è una sorta di influenza, non è un'influenza, che non è, ancora non lo sapevo neanche, quindi io non mi sbilancio a dire cose perché poi magari dico cose sbagliate, non sono un medico e questo non è un canale che tratta argomenti di questo genere. Ho voluto fare questo video solo per farvi capire che non c'è bisogno di fare tutta una lavagnetta di cose, di comprare 18 litri di latte e 50 kg di farina. Non ce n'è bisogno. Avete un ristorante? No. Se ce l'avete, il ristorante è chiuso, perché hanno chiuso anche quelli. Quindi non c'è bisogno. Io nella mia dispensa ho 2 pacchi di farina, perché io faccio molti dolci, perché appunto preferisco, stando a casa e avendo un bambino, per chi non lo sa, mio figlio ha 7 anni. Avendo un bambino quindi piccolo, preferisco fargli magari la merendina fatta in casa. E adesso, live, mi sposto e vi faccio vedere la rimanenza della merenda che ho fatto. Queste erano due, diciamo, torte ripiene con base pasta frolla. Questa qui era alla Nutella e questa qui era alla marmellata. Quindi io, facendo diversi dolci, necessito di magari 2 o 3 kg di farina. Quindi di conseguenza, se voi cucinate fa cose fatte in casa, ovviamente avrete bisogno di 2 o 3 kg di farina, di conseguenza 2 o 3 kg di zucchero. Se fate la pasta fatta in casa, vi serviranno magari anziché una confezione da 4 uova o da 6 uova, ve ne servirà una confezione da 10. E ci sta, non dico che non ci sta, ma non c'è bisogno di riempire i pozzetti stile tempo di guerra, perché i supermercati ha garantito lo Stato italiano che resteranno aperti. Quindi datevi una calmata e non vi portate a casa carrelloni e carrelloni di roba da mangiare che magari pescate pure, perché tanto non la potete da nessun parente, state chiusi dentro casa, quindi che senso c'ha? La roba va sprecata e non ha senso. Non ci siete soltanto voi, italiani, e non datevi una regolata, perché il mondo non è solo vostro. Cerchiamo di essere, per piacere, in un momento del genere, delle persone con un minimo di senso logico, un minimo di umanità, di sensibilità, d'amor proprio e di amore per il prossimo. Ok? Detto ciò, spero di non dover tornare a fare dei video su questo argomento, perché sinceramente volevo proprio non toccarlo, questo argomento qua, non volevo portare video inerenti a questa tipologia qui, perché ci assale la televisione in continuazione, giustissimo, l'informazione che ci dà la TV nazionale italica, quindi di conseguenza
volevo evitare, ma mi sono sentita in dovere di dover dire la mia, ce l'avevo qua e non la facevo più. Io vi invito a seguirmi su Instagram e Facebook. Su Instagram mi trovate sempre come Il Regno di Memole, omonimo al canale, e su Facebook la pagina In Cucina con Noemi, se volete qualche idea, appunto adesso che state a casa a noiarvi, per cucinare qualcosa di semplice, rapido, veloce ed economico. Perché si mangia sempre, mangiamo sempre. Poi in questo periodo mi sto pure a ingrassare perché sto sempre a mangiare. Vabbè, dettagli. Mi raccomando, iscrivetevi al canale con campanella attiva se volete sostenermi, sostenere questo mio piccolo mondo, mio piccolo regno. E lasciatemi un like al video se la ragionate come me. Speriamo che siano tanti like, ciò vuol dire che ci sono tante persone che la ragionano come me. Quindi speriamo. Io vi mando un grande bacio e ci rivediamo nel prossimo video. Mua! Vi sono un ciao!